Questo volume è più vecchio di me. È infatti la prima edizione di un libro realizzato dalla Mondadori per festeggiare i 50 anni della Disney e del personaggio. È infatti uscito nell'ottobre del 1973. E dalla ricostruzione che ho fatto insieme con mia madre, giusto pochi minuti prima di girare questo video, è stata lei, molto probabilmente, ad andare a acquistarlo in libreria. Probabilmente riuscì a trovarlo perché, essendo un volume particolarmente pregiato, evidentemente non era andato esaurito. È una delle poche robe disneyane che finirono nelle mie mani prima dei, diciamo, 6-8 anni ad essersi bene o male salvata. In realtà la costa era molto rovinata e l'ho riparata utilizzando lo scotch di carta. Potrebbe essere proprio la costa quella che ho rovinato, visto che distruggere la carta mi era piuttosto impossibile a causa della sua pesantezza rispetto a quella del topolino. Il volume, in ogni caso, come potete vedere, era già stato precedentemente riparato, sempre con dello scotch di carta, che è la soluzione che ho adottato anche in questa occasione. Lo scotch della prima riparazione l'ho completamente eliminato, a parte quello di quest'unica porzione. Il motivo è che, allontanandola, si porta dietro anche l'inchiostro con cui è stampato il retro della copertina. Per cui, per evitare di ulteriormente rovinare il volume e far sparire l'inchiostro, ho deciso di lasciare il pezzettino. Per avere una riparazione quanto più solida possibile e far sì che le pagine restassero attaccate alla costa, ho pensato bene di mettere delle strisce di scotch in forma, diciamo così, cilindrica all'interno della costa stessa, in maniera tale da non dover inserire lo scotch tra l'ultima pagina e la terza di copertina e la prima pagina e la prima di copertina. La riparazione, direi che alla fine è abbastanza soddisfacente, per cui adesso possiamo sfogliare il volume. Il volume, redatto da Ercole Arseni, Leone Bosi e Massimo Marconi, contiene una prima parte con articoli e fotografie relative ai 50 anni della Disney. Troviamo foto di merchandising, fotogrammi dei cartoni animati e, chicca veramente particolare, troviamo anche le illustrazioni che realizzò Salvador Dalì per Destino, il cortometraggio che avrebbe dovuto segnare la collaborazione tra Dalì e Walt Disney. Il resto del volume è completato dalla pubblicazione di una selezione di fotogrammi tratti da 10 cortometraggi disneyani, per lo più con Topolino protagonista. Ogni fotogramma è poi accompagnato da una didascalia che commenta l'azione oppure ci fa leggere le battute dei personaggi. I cortometraggi scelti sono L'aeroplano pazzo, Topolino Gaucho, Fiori e alberi appartenenti alle City Symphonies, Recita di beneficenza, non però la versione originale ma quella più tarda a colori, quindi Processo a Pluto, un cortometraggio che, quando lo vidi all'epoca, diciamo che mi restò piuttosto impresso. Poi ecco Il rivale di Topolino, quindi Don Paperino con l'esordio della 313, I nipotini di Paperino, Topolino ammazza 7, e infine un'altra City Symphony, Il toro Ferdinando. Nella speranza di avervi interessato con questo video dedicato al volume Walt Disney Magic Moments, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli appartenenti a questa serie collezionistica. Detto ciò, prima di riporre il volume nello scaffale a lui dedicato, saluti a tutti!